Ciao a tutti, buongiorno, bentornati sul canale. Oggi sono in un luogo molto bello, molto particolare che si chiama Passo San Leonardo. È una sella, una strada, una località di montagna che collega la Maiella da quella parte e il Monte Morrone che si trova dietro le mie spalle. Siamo a 1300 metri circa. Il piano di oggi è quello di raggiungere una cima minore del Monte Morrone che si chiama il Monte Mileto a 1920 metri, però non so se sarà possibile portare a termine l'escursione, perché il meteo oggi è davvero un po' strano. E infatti guardate lì verso la Maiella, la copertura nuvolosa è piuttosto fitta e scura, molto densa, già a partire da 1700 metri circa, per cui sopra sarà veramente difficile andare. E invece dietro le mie spalle, sul Monte Morrone, la situazione è più tranquilla e le creste sono pulite, per cui non mi resta altro che entrare nel bosco e iniziare la mia escursione verso la montagna. Ma prima di iniziare il video di oggi, però vorrei chiedervi di iscrivervi al canale, magari mettere un like qui sulla fiducia all'inizio del video, così non vi dimenticate, poi alla fine rimanete con me perché quella di oggi sarà veramente un'avventura alla scoperta del Monte Morrone. Big bad storm is rolling in by the thunder and the wind, ain't nothing ever gonna be the same. These April showers don't change a thing. Ride for you for 20 long years. Damn you, Heather, you still ain't here. You ain't my mother anymore, and I don't feel sorry for you. Il sentiero per salire al Monte Mileto è piuttosto semplice e ben segnalato, infatti si parte dal Passo San Leonardo dove si lascia la macchina e già da lì si trovano le indicazioni per iniziare a camminare su un sentiero ben battuto e ripeto molto ben segnalato. Si entra subito nel bosco come avete visto e nel bosco ci sono una serie di svolte seguendo il sentiero Q3 del Parco Nazionale della Maiella. Dopo circa 15 minuti, 20 minuti di salita nel bosco, anche molto affascinante, si incontra il primo bivio che ho appena superato e si imbocca il sentiero Q4 e il cartello riporta 1 ora e 30 per il Monte Mileto. Ed il sentiero Q4, come potete vedere, si tratta di una semplice carrareccia, sempre in continua salita, che raggiunge le creste del Monte Morrone, quindi poi con una deviazione verso il Monte Mileto. La difficoltà di questo sentiero forse sarà la continua salita, anche se devo dire la verità, per adesso la salita è stata abbastanza dolce e ben affrontabile. Speriamo che continui così, ma speriamo soprattutto che il meteo mi consenta di raggiungere la mia meta. A livello fotografico, l'escursione di oggi nel bosco, almeno nel primo tratto del bosco, può presentare qualche opportunità, magari qualche foglia, qualche accenno di autunno che ormai è veramente iniziato. E più avanti, magari sulle creste, si potrà invece aprire un panorama sulla Maiella, che però purtroppo vedo piuttosto coperta dalla nuvola. E non mi resta quindi altro che continuare la mia escursione dal momento che il meteo per adesso me lo permette. I was lost in the woods, on the dust, and the fairies found me. And they led the way. They clear the way to my heart. All the hurt, all the pain under the skin, I had fainted. And they carried me. They clear the way to my heart.
e si cammina lungo il sentiero Q4, che in realtà è una comoda carrareccia, per circa mezz'ora. Non saprei dire con precisione perché non controllo l'orario quando sono in montagna, mi godo il paesaggio e l'escursione. A un certo punto si incontra un bivio con un cartello che indica Monte Mileto e si sale per questo sentiero qui un po' più stretto, che in realtà si tratta di una scorciatoia che taglia circa 500 metri di carrareccia, quindi si taglia il tornante, che la strada in realtà si riprenderà lì sopra. E lungo il sentiero poco fa ho incontrato un simpaticissimo escursionista scozzese ma di origini irlandesi, che, pensate un po', viene a camminare qui tra le montagne dell'Abruzzo. È stato in vetta al Monte Mileto e mi ha detto che il clima sulle creste è piuttosto misto, insomma è nebbioso, le nuvole vanno e vengono. Per esempio adesso sta tornando il sole ed è anche abbastanza forte. Io a questo punto decido di continuare la mia escursione e in ogni caso ho con me il GPS per ogni evenienza, magari il meteo si copre completamente rendendo invisibile il sentiero, ho comunque una traccia di sicurezza, e qualora riuscissi a terminare la mia escursione al Monte Mileto cercherò di rendervi disponibile nella descrizione a questo video la traccia GPS per poterla scaricare e magari effettuare anche voi questa escursione. Questa è la situazione. Come potete ben vedere, sono immerso nella nebbia, ho raggiunto ormai quasi le creste, il limitare del bosco, e più avanti, più su, ci saranno le creste del Monte Mileto. Sono ad una quota di 1760 metri, per cui non manca moltissimo ancora alla vetta della montagna. Ho deciso di continuare, ci sono altri escursionisti, questa volta tedeschi, lungo il sentiero, e per cui insomma la situazione è abbastanza sicura, non è prevista pioggia, solo questa un po' fastidiosa nebbia, però bisogna accettarla perché è anche parte della montagna. Sul piano fotografico non sto realizzando quasi niente perché come è ovvio la situazione qui è infotografabile, non ci sono dettagli, il panorama è completamente assente, e questa quindi è una di quelle volte in cui è bene godersi il sentiero e praticare l'escursionismo ed anche un po' di orientamento in questo caso. Comunque il sentiero è piuttosto semplice, ho recuperato la sterrata e questa proseguirà praticamente fino in vetta. Vi siano grandi possibilità che la nebbia si diradi per farmi vedere un po' di panorama, per cui ho deciso comunque di continuare perché la vetta non è lontana, sono a 1870 metri circa e il Monte Mileto, la vetta è a 1920, per cui è veramente una manciata di passi. Io spero che lungo il sentiero del ritorno un po' la nebbia si diradi, almeno a bassa quota, e mi consenta di fotografare un po' la Maiella, almeno Passo San Leonardo, le praterie e la faggeta, che sono davvero molto belle. In ogni caso, quando le giornate sono così coperte, è davvero bello godersi questa nebbia e questo fresco dopo un'estate veramente bollente e lunga. Finalmente la temperatura è gradevole.
vista del Monte Mileto. Il clima è fresco e tira un po' di vento, però si sta molto bene. Il sole ha rischiarato un po' la visuale. Non c'è ancora molto da fotografare perché è piuttosto ancora tutto molto coperto, però sapere che sopra questo strato di nebbia c'è il sole e il cielo non è coperto vuol dire che è buon segno e sicuramente non verrà a piovere, ma si tratta solo di vapore che copre le creste sommitali della montagna. Non mi manca molto, sono a 1900 metri, il Monte Mileto sarà oltre quella nebbia. Monte Mileto a 1920 metri, sono completamente immerso nella nebbia e la condizione insomma, è abbastanza particolare, non critica ma particolare. Si potrebbe continuare a fare un anello, ma credo che sarebbe più saggio tornare indietro, perché comunque siamo su una cresta e il tempo coperto insomma può riservare sempre qualche piacevole sorpresa. Il sole di prima era solo una chimera. Se voi avete seguito l'escursione fino a questo punto vuol dire che l'argomento e questo genere di video vi piace, quindi vi chiedo di mettere un like al video, di iscrivervi al canale e attivare le campanelle per non perdere i prossimi video. Ho anche attivato una pagina su Buy Me a Coffee, se vorrete sostenere la mia attività, il mio lavoro di ricerca fotografica sarà molto semplice, vi lascio in descrizione tutti i dettagli per farlo. Adesso io mi ricarico un po' e torno giù verso la macchina. Questa è la situazione, ho lasciato le creste del Monte Mileto già da un po' percorrendo questa sterrata, ho deciso di non scendere per la scorciatoia ma continuare di qua perché si è aperto un panorama, si sta aprendo un panorama verso Passo San Leonardo, la Maiella, anche se le montagne sono davvero ancora molto coperte. Io mi fermerò un po' qui a mangiare una pizzetta che avevo previsto di mangiare in vetta, ma non era possibile per il troppo vento e la condizione davvero critica. E spero che nel frattempo la condizione della luce migliori un pochino e io riesca a fare almeno qualche fotografia verso la Maiella o quantomeno verso le creste della montagna da quest'altra parte che presenta un po' di interesse con un po' di nuvole. Ma io ci voglio provare lo stesso, ho montato qui la mia macchina fotografica e cercherò di effettuare qualche scatto. Guardate, la situazione non è molto semplice, dietro a me è tutto coperto, la Maiella è completamente coperta, neanche si intravede. Io so che sta lì perché conosco la zona, ma veramente non si vede proprio niente. Per cui cercherò di effettuare magari qualche fotografia, qualche dettaglio in lontananza, fotografando un po' la prateria qua di Passo San Leonardo e magari il bosco che leggermente riceve un po' di colore dalle luci radenti del sole che sta dietro a me. Thank you.
proprio mentre scattavo le ultime foto di oggi, purtroppo la nebbia è tornata a coprire un po' la zona, il territorio, e il paesaggio è completamente ormai sommerso. Guardate, sì e no, si vede Passo San Leonardo, la Maiella non si è mai vista oggi, per cui figuriamoci adesso. E quindi mi devo proprio arrendere alle condizioni meteorologiche che oggi però mi hanno comunque consentito di raggiungere la meta. Ho raggiunto il Monte Mileto a 1920 metri con qualche difficoltà e un po' di vento e tantissima nebbia, però è stata una bella giornata a cavallo tra la fotografia di paesaggio e un po' l'orientamento, ma questo è veramente il bello della mia attività sul territorio. Prima di tornare alla macchina però voglio ringraziarvi per avermi accompagnato lungo questa escursione così diversa un po' dal solito. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per non perdere i prossimi video. Ho recentemente attivato anche una pagina su Buy Me a Coffee, per cui se volete aiutarmi a continuare a produrre questi contenuti qui per voi da portare sul canale, vi lascio in descrizione tutti i dettagli. È davvero molto semplice. Qui dalla Maiella, da Passo San Leonardo, per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao.